Rossini TV, Antonio Astuti e Davide Pagnini, che ringraziamo per l'aiuto tecnico. Siamo qui al Bar Caffè Astra, in uno dei punti più belli di Pesaro. Anche questo weekend il Cinema Astra ospita un evento interessantissimo ed è il convegno organizzato dalle ACLI a livello nazionale su sport in tour e soprattutto sul valore dello sport, sul valore sociale dello sport e sul terzo settore, per capire anche quali saranno le evoluzioni legislative legate a questo mondo, sottomondo dello sport dilettantistico, che è fondamentale per tutto lo sport italiano. Ospite d'onore il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, tantissimi gli altri ospiti presenti. La giornata, e poi lo potremo vedere nel corso del nostro speciale, si concluderà con un magnifico triangolare sui campi di calcio nei quali giocheranno la nazionale dei sindaci, la nazionale dei parlamentari e la nazionale delle ACLI. Buona visione a tutti. Siamo al Cinema Astra col presidente dell'Unione Sportiva ACLI Italiana Damiano Lembo. È un momento importante, si conclude questo doppio appuntamento con Pesaro. Siamo a parlare di socialità e sport, che sono dei concetti davvero fondamentali, presidente. Sì, assolutamente sì, si conclude appunto con questa seconda settimana questa nostra kermesse, iniziata con il convegno scientifico, le attività sportive, che termina adesso appunto con attività sportive e questo convegno per la parte culturale. Sì, attività sociali, attività sportive, nel centro della riforma, di una grande riforma che investe appunto sia il terzo settore sia lo sport. Ne parleremo quindi con le massime autorità del settore, con la sottosegretaria Valentina Vezzali, con la sottosegretaria Coto, quindi con gli interlocutori privilegiati per questi temi, insomma. Anche perché lo sport che si vede è come l'iceberg che emerge, quello dei professionisti, quello dei grandi campioni, ma in realtà c'è un mondo sottostante che lo tiene in piedi ed è quello delle società dilettantistiche. Esattamente, proprio così. Ed è quello che noi vogliamo rappresentare e vogliamo far emergere. È appunto tutto il mondo dello sport di base, perché non ci abbiamo grande campione se prima non ha passato selezioni, se prima non ha passato un percorso che è partito molto probabilmente dalla piccola società sportiva accanto a casa, no? Abbiamo consegnato il premio Bearzot quest'anno a Mister De Zerbi, la sua carriera è nata nell'oratorio, e così come tantissimi altri casi, anzi è la normalità dei casi. E noi abbiamo il compito di preservare, mantenere e sviluppare queste piccole strutture appunto dove nasce lo sport. Emiliano Manfredoni è presidente nazionale delle ACLI, in doppia veste presente a Pesaro per questo convegno, perché lo vedremo tra poco sul palco a rappresentare la sua associazione, ma lo vedremo anche in campo oggi pomeriggio. Sì, probabilmente oggi pomeriggio mi vedrete in panchina, ma sono molto contento di essere qui a Pesaro, una città bellissima che ha accolto i nostri ragazzi dell'USA in maniera fantastica. Ieri sera c'è stata una festa che ha fatto rivedere dopo 2 anni di pandemia questi volti sorridenti di bambini che giocavano, che facevano un po' competizione tra loro, e spero, ecco, che anche la città di Pesaro abbia apprezzato questo momento. E oggi invece facciamo una riflessione un po' sul terzo settore, che ecco, è molto importante anche capire la legge del terzo settore, cosa chiede al mondo sportivo e al mondo associativo in Italia. Certo, considerato che poi l'Unione Sportiva delle ACLI è una parte, è una fetta della torta di questa grande aggregazione a livello nazionale, ma che ribadisce come i valori dello sport siano fondamentali proprio per la crescita dei giovani, per la crescita dei bambini, e poi anche perché gli adulti si ritrovano in quei valori. Certo, e soprattutto la competizione è legata soprattutto all'amicizia e all'incontro. L'Unione Sportiva è sport di base, lo sport di base è lo sport che ha anche sofferto un po' di più in questa fase di pandemia, perché le nostre palestre, i nostri campi sono rimasti chiusi purtroppo, e quindi chi ha fatto sport di base ha un po' sofferto, e quindi la possibilità di fare sport. Lo sport di base è fondamentale per far crescere i ragazzi, farli incontrare e soprattutto perché lo sport sia accessibile a tutti, anche alle famiglie che hanno più difficoltà a fare invece sport in modo più professionale. Il
vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini, anche lui presente a questo secondo appuntamento con le Acli Sporting Tour, una manifestazione che ha portato in città tantissime persone, a dimostrazione di come lo sport sia davvero una grande attrattiva per Pesaro, oltre naturalmente alla cultura, ma le due cose si coniugano. Assolutamente, lo sport è una parte essenziale della cultura, soprattutto la cultura, appunto, la cultura dello sport, no? Anche del valore sociale, formativo, e soprattutto a partire dai più piccoli. Poi lo sport per Pesaro è un elemento trainante del turismo, forse addirittura il principale, considerati i 12 mesi. Anche per questo siamo molto felici di ospitare un evento così importante. Ringrazio l'Acli nazionale e locale per avere dato fiducia, insomma, alla città di Pesaro da questo punto di vista, per una manifestazione così importante che sta incuriosendo, appassionando così tanto anche i pesaresi, che poi si ritrovano a viverla un po' gomito a gomito, a partire anche dal convegno di questa mattina con il sottosegretario Vezzali. In generale, appunto, per noi è importante questo elemento, perché lo sport è un motore del turismo, non a caso soprattutto dello sport giovanile. Non a caso a Pesaro da anni la tassa di soggiorno, ad esempio, non è applicata ai giovani che vengono a Pesaro per motivi di sport e tornei sportivi sotto i 18 anni, quindi, insomma, un segnale molto importante di tante realtà che scelgono Pesaro per svolgere le proprie competizioni nazionali, perché si può coniugare l'idea di una città naturalmente vocata allo sport grazie anche agli impianti, alla cultura dei cittadini e delle società sportive, e anche una città, diciamo, tranquilla, dove degli under 18 possono circolare liberamente anche la sera dopo un torneo, con una vicinanza molto stretta tra alberghi, centro e mare, insomma. Quindi, ecco, una destinazione che vogliamo fare crescere. Da questo punto di vista, eventi come questi sono sicuramente fondamentali. Sottosegretario allo sport Valentina Vezzali, presente all'avvenimento organizzato dalle Acli qui al Cinemastra di Pesaro, e si è parlato di terzo settore e di una legge molto importante per il settore dilettantistico. Sono molto contenta questa mattina di essere stata qui a Pesaro e di aver accettato l'invito all'evento organizzato dalle Acli, perché mi ha dato l'opportunità di poter esporre e trattare una tematica che sta a cuore di tutto il mondo dello sport, la riforma del lavoro sportivo. Io ritengo fondamentale che chiunque svolga un lavoro lo possa fare con tutte le tutele, e dunque anche il lavoratore del mondo dello sport ha diritto di poter avere le stesse tutele degli altri lavoratori degli altri settori. Siamo quasi in dirittura di arrivo e auspico quanto prima che il mondo dello sport possa riuscire a dare quel contributo e che possa essere presa coscienza del grande potenziale che ha. Io ritengo che sia una freccia al nostro arco che possa aiutare a rilanciare il sistema paese. Lo sport è un modello, abbiamo visto Valentina Vezzali circondata dalle ragazze che volevano riconoscersi insieme a lei per il suo passato sportivo, ma anche per i panni che veste oggi. A proposito, più emozionata a salire in pedana per la scherma o in pedana quando si parla di politica? Io nell'ambito sportivo ho sempre cercato di dare il massimo, dapprima come atleta, raggiungendo tantissimi traguardi, e ora con il ruolo che ricopro sto cercando di far sì che il nostro paese sia un paese più sportivo, a cominciare dalla scuola, a cominciare dalle infrastrutture, a dare dignità a chi lavora in questo mondo. C'è tanto da fare, siamo al quintultimo posto per numero di praticanti sportivi e dobbiamo rendere la nostra Italia un'Italia in cui ogni cittadino sia consapevole e sappia che cosa significhi una vita sana e attiva. Il compito dello Stato è proprio quello, promuovere la pratica sportiva.
Le telecamere di Rossini TV si sono spostate, come vedete, al campo sportivo di Santa Veneranda, qui a Pesaro, dove sta per andare in onda il triangolare fra la nazionale dei sindaci, che si sta scaldando le nostre davanti a noi, poi ci sarà la nazionale dei parlamentari, che come sempre si fanno aspettare, e anche la formazione della ACLI, quindi dell'Associazione Cristiana Italiana Lavoratori, che sarà qui a rappresentare questa importante associazione, che in realtà è l'anima della manifestazione, avendo organizzato questo doppio weekend a Pesaro dedicato allo sport. Ci apprestiamo a divertirci, vedremo anche il nostro sindaco Matteo Ricci con la maglia numero 7 della Nazionale dei Sindaci. Buon divertimento! Siamo con il sindaco del comune di Longarone, bomber storico, mi dicono, della Nazionale Sindaci, conferma? Beh, insomma, ho fatto quasi 150 gol con la Nazionale, per me è però il significato di far parte di questa squadra che da 20 anni, perché quest'anno per noi celebriamo il ventennale, gioca, si diverte, si appassiona anche qualche tifoso, ma soprattutto fa solidarietà, che questo è l'obiettivo per cui siamo nati e continuiamo a portare avanti le nostre iniziative. Quanti siete? Quanti sindaci fanno parte del gruppo? Storicamente penso che alla fine forse una cinquantina, adesso ovviamente abbiamo un ricambio, anche se il nostro regolamento dice che ne può far parte il sindaco in attività e un ex sindaco che ha già vestito la maglia della Nazionale Sindaci. Questo è il nostro regolamento, in modo da ampliare il numero, perché soprattutto quando andiamo distante è difficile anche fare 11 persone. Oggi avete convocato anche il sindaco di Pesaro, quindi è una investitura che sarà nel tempo e per la partita di oggi? Per noi le porte sono aperte a tutti, e soprattutto se abbiamo sindaci anche di città importanti, per noi aumenta la visibilità e quindi gli diamo il benvenuto. Poi ho visto da riscaldamento che sa anche giocare a calcio, quindi magari potesse far parte del nostro gruppo. Matteo Ricci pronto a scendere in campo, una maglia impegnativa numero 7, forse dedicata a qualcuno? Era il numero col quale giocavo, però già c'ho il fiatone a fare riscaldamento, la vedo molto molto dura. Però è bello, un bel clima, poi mi fa piacere, è un modo anche per ringraziare i sindaci italiani che sono qua, le ACLI, i parlamentari che ugualmente raggiungeranno Pesaro, una bella manifestazione. Giocherò poco perché pure di farmi male, però dai, dopo 15 anni rimetto le scarpette, mi vanno, già è buono, già è un buon risultato. Ma poi l'importante è giocare, e dobbiamo dire che abbiamo visto dei movimenti giusti, mi è piaciuto un tiro uscito di poco nel riscaldamento, sindaco. Tecnicamente ero bravino, mi difendevo, però fisicamente sono un disastro, quindi sarà duro. Poi con gli occhiali, bisogna sperare che non gli devo dar di testa. In bocca al lupo. Siamo con l'allenatore della Nazionale Sindaci, ovviamente gliel'abbiamo detto per battuta, sindaco anche lei. Sì, ormai da 3 mandati, quindi insomma, esperto, diciamo così. Quindi un mandato di sindaco che coincide quasi con quello come allenatore di questa squadra, che fa solidarietà, che gira l'Italia, raccoglie fondi e quindi dimostra ancora una volta di più l'attenzione dei sindaci al territorio. Sicuramente, ecco, noi accenni brevi della nostra storia, quest'anno noi facciamo 20 anni. Abbiamo raccolto in questi 20 anni quasi 1 milione di euro di fondi che abbiamo dato ovviamente per progetti di beneficenza, e quindi insomma abbiamo girato anche all'estero e abbiamo anche dei risultati buoni, insomma, perché siamo comunque attualmente vice campione d'Europa. Ah, ecco, quindi sindaci vice campione d'Europa, quindi è una cosa importante considerato che il livello del calcio a livello mondiale in questi tempi è un po' in difficoltà. Oggi siete a Pesaro, partecipate a questa iniziativa che fa parte di una 2 giorni che hanno organizzato le ACLI, e quindi lo scorso weekend e questo weekend, a conclusione di questo evento e a dimostrazione di come poi in realtà lo sport sia un substrato che parte soprattutto dall'amatoriale e dal dilettantismo. Sì, è vero, confermo tutto quello che lei dice, insomma. Noi ci mettiamo questi calzettoni, queste pantaloncini e le scarpette proprio per far vedere che comunque il calcio non è solo quello che vediamo a livello professionistico, ma è anche quello della domenica, degli amatori e soprattutto di queste iniziative di beneficenza.
Milla Della Dora, assessore allo sport di Pesaro, presente al campo di Veneranda, Santa Veneranda, per questo triangolare in Miss Sportiva, perché sappiamo che darà il calcio d'inizio. Sì, ci tenevo a essere qua, mi avevano chiesto anche di arbitrare la partita, ma la lasciamo, diciamo, alla terna ufficiale. È una bella iniziativa che mette insieme la Nazionale dei Sindaci, la Nazionale dei Parlamentari, l'Unione Sportiva Acli e le Acli, quindi un bel momento di sport che condivide quelli che sono i valori dello sport, quindi aggregazione e stare insieme, magari anche un po' di competizione sana, quindi senza farsi male. Abbiamo sentito che ci tengono a vincere, a giocare. Abbiamo già sentito molti dei coloro che sono pronti a correre dietro al pallone, ci tengono. Sì, anche questa mattina in occasione del convegno, insomma, abbiamo capito che il clima è quello giusto, la temperatura c'è ovviamente, quindi il nostro augurio è che veramente si possano divertire, sia una bella pagina di sport quella che scriviamo oggi al campo da calcio di Santa Veneranda. Siamo con Roberto Rossini, nazionale parlamentari, impegnata a Pesaro in questa bella manifestazione sportiva, coronamento in realtà di una 2 giorni dedicata la settimana scorsa e questa a temi molto più importanti, però qui vediamo questo, anche qui un numero 7, evocativo di qualcosa, Rossini, che peraltro ovviamente è un omonimo della nostra TV, quindi ci fa particolarmente onore poterla intervistare. Grazie, grazie mille. Sì, chiudiamo una 2 giorni importante, ringrazio il presidente dell'Unione Sportiva Acli, il dottor Lembo. Siamo qui ovviamente sempre per manifestare, veicolare un messaggio importante a livello sociale, in questo caso un messaggio che riguarda lo sport e tutti i ragazzi che hanno partecipato in questi giorni alle tante iniziative che ha portato a Pesaro, 5.000 ragazzi mi sembra, a portare avanti lo sport nel nostro territorio. È bello vedere comunque persone impegnate in tanti ambiti, poi vestire la maglietta, i pantaloncini, le scarpette, scendere in campo per giocare e ovviamente divertirsi e per certi versi dare l'esempio. Sì, ovviamente indossare la maglietta, che sia della nazionale parlamentare piuttosto che della nazionale, è sempre un piacere e anche un onore. E poi quando siamo in campo tutti andiamo avanti per un unico scopo, al di là dei colori politici, quindi andiamo avanti sempre per trasmettere appunto questo messaggio sociale e soprattutto noi oggi cercheremo anche, perché poi l'agonismo entra a far parte della partita, cercheremo anche di portare a casa 2 vittorie su 2. E Nicola Provenza a sedere sulla panchina dei parlamentari. E una nazionale l'abbiamo vista in forma, agguerrita, crediamo che voglia dar filo da torcere sia ai sindaci sia alle Acli. Ma diciamo che in ogni competizione ci deve essere questo spirito, però quello che anima la nazionale parlamentare è soprattutto promuovere attraverso queste iniziative alcuni valori, soprattutto quelli connessi allo sport e all'inclusione sociale e alla funzione irrinunciabile che lo sport deve avere nella nostra società. Una delle cose più belle delle varie categorie, dei vari rappresentanti, anche politici, ma non solo, abbiamo tanti esempi da poter fare, è quello di vedere poi che in questo momento, quando si scende sul campo, poi si torna tutti bambini e non c'è niente di più bello forse che correre dietro un pallone con lo spirito giusto. Ma è una delle lezioni dello sport, chi lo ha fatto come me, io ho giocato a calcio ma ho anche fatto l'allenatore professionista per 23 anni di fila, sa benissimo che dietro ogni attività sportiva c'è tanto altro, c'è rispetto delle regole, c'è competizione, ma c'è anche la possibilità di socializzare e di raggiungere dei risultati importanti se lo si fa insieme. Forse l'insegnamento che ci viene da questo tempo critico tra pandemia e conflitti è proprio questo, che non ci si salva da soli, quindi lo sport deve lanciare questo messaggio. Presidente, la rivediamo in campo, noi siamo affezionati alla sua figura in generale, ma ci piace molto di più vederla così. Mi vedrete in panchina, quindi sarò... No, speriamo di divertirci e soprattutto ecco, di fare una dimostrazione di gioco, perché lo sport veramente unisce, è bello vedere anche sindaci di colori diversi che giocano insieme a noi.
Presidente, comunque è stato un doppio appuntamento con Pesaro soddisfacente. Io credo che le Acli ne vengano via contente di essere state ospitate nella nostra città per una manifestazione così riuscita. E speriamo il prossimo anno di essere ancora qui e di portare il doppio degli atleti. Grazie. Buona partita, grazie. Grazie. È il vicepresidente dell'US Acli, è in tenuta sportiva, pronto a scendere in campo, è appena iniziata la partita contro la nazionale dei sindaci, ci aspettiamo molto da questo torneo, vero? Sì, innanzitutto lo scopo benefico, diciamo, di questo triangolare in amicizia, soprattutto all'interno del nostro Sporting Tour, per cui ovviamente non ci saranno vincitori e vinti, ma premi per tutti di pari dignità, e quindi è solamente un pomeriggio di divertimento insieme alla Nazionale Parlamentare, appunto alla Nazionale Sindaci e questa Nazionale Acli, US Acli, ecco. È stata sicuramente una manifestazione riuscita, grande bellezza da un punto di vista di partecipazione, anche proprio di attività, una doppia appuntamento su Pesaro che ha raggiunto il suo obiettivo. Assolutamente sì, sia lo scorso weekend, quello dal 2 al 5 giugno, che in questo, numeri importanti di presenze sia per quanto riguarda gli atleti, dopo tre anni che non facevamo sport e tour e dopo due anni soprattutto di pandemia, grande presenza anche di accompagnatori, genitori, abbiamo raggiunto nel totale dei due weekend oltre le 3.000 presenze, per cui numeri importanti, siamo molto contenti di tutto ciò. Il collega Presutti dell'ANSA è qui con noi, l'abbiamo visto comunque abbastanza dinamico anche sul campo oltre che sul palco questa mattina, diciamola tu. No, dinamico forse stamattina sul palco, oggi pomeriggio diciamo un po' stanziale, non molto di corsa, più a far girare la palla. Più di posizione, comunque una prestazione sufficiente, una manifestazione molto bella, qui si uniscono tanti valori fra cui proprio lo stare insieme allo sport. Bravissimo, hai detto bene, non c'è niente di più bello dello sport, lo stare insieme, e devo dire gli avversari sono anche bravi, allenati, con un'idea di calcio intelligente, girano la palla, ripartono da dietro, bravi. Siamo a bordo campo, ci dispiace non essere diretta alle 8, sicuramente sareste stati più contenti. Commentiamo la prima partita fra Nazionale dei Sindaci e Nazionale del USA Acli. Hanno vinto i Sindaci per 4-0 ed è stata una partita abbastanza a senso unico, molto organizzati i Sindaci. Ottima prestazione nei suoi 12 minuti in campo di Matteo Ricci, che ha avuto anche un'occasione da gol. Ci apprestiamo adesso a seguire dal vivo la seconda partita. Si è appena concluso il derby della politica fra Nazionale dei Sindaci e dei Parlamentari, hanno vinto i Sindaci per 1-0 e quindi i Sindaci si aggiudicano il triangolare. È stata una manifestazione bellissima, tante persone che hanno giocato, che si sono divertite, che hanno incarnato i valori dello sport in questa doppio appuntamento organizzato dall'Acli. Vi ricordiamo la settimana scorsa e questo weekend Sporting Tour è tornata dopo i tre anni di stop dovuti alla pandemia. Un merito all'Acli, un merito all'Unione Sportiva dell'Acli nazionale e anche locale per aver organizzato l'evento che ha portato a Pesaro così tanti partecipanti, e un bravo a tutti coloro che oggi hanno giocato queste difficilissime partite sul prato di Santa Veneranda. Rossini TV augura una buona serata a tutti voi.